Sorride al Pineto il derby del Mariani Pavone, che supera di misura 2-1 la capolista Notaresco. I padroni di casa costruiscono la vittoria nella ripresa con una grande reazione dopo essere passati in svantaggio nel corso di un primo tempo in cui il Notaresco si era fatto preferire e aver sbagliato un calcio di rigore. Diverse le defezioni in casa rossoblù. Oltre allo squalificato Marcelli, Bagnoni deve rinunciare anche al febbricitante Salvatori, mentre un Sansovini non al top parte dalla panchina. Esordio dal primo minuto per Canalicchio in difesa e Raffaello a centrocampo, mentre Pomante torna per la prima volta d'avversario al Mariani Pavone. Nel Pineto out Simoncelli per un problema alla caviglia, Amao lo ritrova in mediana, Marianeschi che rientra dopo la squalifica. Si gioca di fronte al pubblico delle grandi occasioni con circa 600 spettatori, di cui 200 giunti dalla vicina Notaresco. Sono proprio gli ospiti ad approcciare meglio il match e dopo una prima fase di studio al quarto d'ora a sbloccare la partita. Un mobile Cancelli spina nel fianco della difesa bianca-azzurra, conquista un buon calcio di punizione sulla bordata di Frulla e super Sciba a respingere, ma l'estremo bianca-azzurro nulla può sul tapin vincente dell'ex capitano Marco Pomante, che porta in vantaggio gli ospiti. Il Notaresco potrebbe anche raddoppiare al minuto 18, azione al limite con il direttore di gara che da buona posizione opta per il calcio di punizione dal lato corto. Cancelli in diagonale a botta sicura impegna Sciba che si salva con i piedi. Al 23esimo il Pineto ha l'occasionissima per pareggiare, lo stesso Pomante commette fallo in area su Tomassini e l'arbitro Grasso indica il dischetto del rigore. Dagli 11 metri però a quadro si fa bloccare la conclusione a terra da Scotti. Tutto da rifare dunque per il Pineto, che rischia anche dopo la mezz'ora, quando Liguori con una punizione deviata dalla barriera per poco non sorprende Sciba. Si va così al riposo con il Notaresco meritatamente in vantaggio. Tutt'altra musica però nella ripresa. La strigliata di Abaolo negli spogliatoi fa bene ai suoi, che tornano in campo con un altro piglio e al quarto trovano il pari. Ciarcelluti se ne va sulla sinistra e serve Tomassini, che in area anticipa la difesa e da due passi insacca la girata vincente sotto la traversa per l'1-1. Prime due sostituzioni da una parte e dall'altra. Bagnoni richiama Romano e getta nella mischia Gaetani. Amaolo inserisce Alessandro in luogo di Acquadro. E proprio l'argentino appena entrato si rivelerà decisivo. Al 13esimo contropiede fulmineo del Pineto con Tomassini che lancia Alessandro tagliando fuori la difesa del Notaresco che si fa sorprendere. Lo scambio con Ciarcelluti e il diagonale chirurgico a trafiggere Scotti che vale il sorpasso. Non c'è modo migliore di festeggiare per l'argentino appena diventato papà. Il Notaresco accusa il gol del sorpasso e non riesce ad imbastire una reazione efficace. Neppure l'ingresso di Sansovini al quarto d'ora riesce a scuotere i rossoblù, visibilmente calati nel corso della ripresa. Anzi, al 25esimo è ancora Alessandro ad impegnare su punizione Scotti. E al 34esimo piove sul bagnato per la squadra di Bagnoni, che perde anche Pomante, il centrale. Resta a terra ed è costretto ad uscire anzitempo dal terreno di gioco, accompagnato dal fisioterapista rossoblù, tra gli applausi di tutto lo stadio. Al suo posto entra Stivaletta, ma i cambi non portano gli effetti sperati per Bagnoni e nel finale è ancora il Pineto ad andarsene in contropiede, senza tuttavia riuscire poi a finalizzarlo. Al termine dei 95 minuti è festa biancazzurra con i locali che esultano sotto la tribuna per i tre punti conquistati che consentono al Pineto di rimanere agganciato al treno playoff. Seconda sconfitta nelle ultime sei partite invece per il Notaresco, che adesso inizia a sentire il fiato sul collo del Matelica, che accorcia ancora a meno 5. Mister Bagnoni, il Notaresco aveva approcciato bene questa partita, poi vi siete persi nel secondo tempo. No, hai detto bene, abbiamo giocato per 35 minuti da prima della classe, bene, col piglio giusto, abbiamo messo in difficoltà veramente il Pineto, forse la prima mezz'ora meritavamo anche di fare un altro gol, poi come hai detto tu ci siamo letteralmente squagliati il secondo tempo, e siamo in un momento che non ci riesce bene quello che vogliamo fare. Oggi poi il secondo tempo, se va a vedere, abbiamo perso tutti i duelli a metà campo. Abbiamo perso tutti i duelli, dobbiamo toglierci dalla testa il discorso che siamo primi. Noi dobbiamo, come facevamo prima, partita per partita, ci sta pesando tanto. Non siamo una squadra che siamo partiti per vincere e quindi non è necessario e obbligatorio vincere il campionato, però quando sei lì è normale che ti metti dentro delle pressioni
che magari non te ne mettono gli altri, ma ce ne mettiamo noi, e questo dobbiamo imparare a dividere le due cose. Mi sembra più un fatto mentale che fisico. Ti chiedo l'ultima sulle condizioni di Marco Pomante. Lo abbiamo visto tenersi il ginocchio sinistro, speriamo nulla di grave, mister. No, no, è stato un contrasto, ha preso una botta, quindi ho sentito poi tirare dietro, è inutile riscaldo. Come invece abbiamo rischiato Sansovini, che purtroppo mercoledì ha avuto un problema muscolare, preferivamo non riscarlo per niente, poi le necessità della gara ci hanno portato a riscarlo. Anche oggi una grande reazione, questa squadra deve essere un po' pungolata per poi, ecco, reagire in maniera così concreta come col Campobasso. E abbiamo delle fasi della partita dove subiamo la squadra avversaria, lì dove dobbiamo essere bravi un po' un attimo a superare quel momento senza subire, peggiorare la situazione come è successo oggi, perché poi si capiva che il Notaresco stava in partita più di noi e dovevamo stare attenti a non subire gol. E poi dopo la partita c'è tante fasi nell'arco dei 90 minuti, c'è tante situazioni e noi dobbiamo migliorare in questo, come è successo domenica a Campobasso e la partita scorsa con Vasto Girardi e a Fiuggi. Se riusciamo a avere un'interpretazione giusta appena nell'arco 90 minuti, questa squadra secondo me può far bene. Non cambia a livello di classifica perché il Pineto resta sesto, però comunque è un tassello in più. È un tassello in più perché anche le altre squadre dovranno giocare con Notaresco prossimamente. Noi le ultime due gare abbiamo affrontato il Campobasso e il Notaresco, due squadre importanti, e siamo venuti fuori con dei punti importanti. Adesso non dobbiamo avere cali di tensione e affrontare la partita domenica contro la Jesina, che giocherà sicuramente all'ultima spiaggia, una partita dell'ultima spiaggia. Noi dobbiamo farci trovare pronti perché altrimenti sprechiamo tutto il lavoro fatto fino adesso.